a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi dell'azienda BB Craft. Mi è arrivato un pacchettino express ordinato, cioè spedito da loro il 23 dicembre e mi è arrivato il 5 gennaio, praticamente non considerando le festività che c'erano durante questo periodo, è stato veramente un lampo, circa 7 giorni lavorativi. Il pacchetto è piccolino. Quindi non sarò lunga nello spiegarvi cosa contiene, però vi assicuro che ci sono dentro delle cose davvero interessanti e ve li voglio mostrare, ve li voglio descrivere. Detto ciò, prendo la packing list dal pacchetto e praticamente questi sono i prodotti che ho selezionato. Sono giusto 7 cosine, ma vi assicuro che rimarrete sbalorditi così come anch'io sono rimasta veramente sbigottita dal vedere tutte queste cose. Sì, perché in realtà l'avevo, come potete vedere, già aperto, ma non ho sconfezionato nulla, non ho toccato con mano nulla perché è tutto ancora sigillato, soltanto fatto un piccolo check visivo per vedere che dentro contenesse tutto quello che avevo ordinato, quello che avevo selezionato. Allora, voglio partire subito da questo filo di perle di Agata multicolore, questo è il codice. Questo filo contiene delle pietre da 14 mm, quindi sono delle pietre veramente grosse, molto importanti. Sono sfaccettate. Io amo le pietre sfaccettate piuttosto che quelle sferiche, perché questa lavorazione in più conferisce alla pietra più luce e a mio avviso più preziosità. La pietra appunto è importante, il filo è circa sarà 25 centimetri, una roba del genere, 10, 20, anche 30 forse. E sono varie, quindi colorazioni varie, però come potete vedere ci sono delle pietre che si somigliano, quindi si potrebbero utilizzare per una lavorazione, si può fare una collana multicolor senza ombra di dubbio, ma anche per una lavorazione monocolore, quindi tentare di costruirci qualcosa che abbia pochi pezzi dello stesso colore e magari poi lasci spazio ad altri elementi per appunto una collana. Come bracciale lo vedo troppo appariscente come misura di pietra, quindi opterei sicuramente per realizzarci collane, sicuramente con questo materiale qui. Metto via le pietre. Sempre a tema collana, quindi sicuramente questo sarà il progetto che vorrò realizzarci con questo materiale. Vi mostro il resto. Mi sono fornita di questa maglia di catena che amo particolarmente, una maglia da 6 mm di alluminio testurizzato, colore light gold. Questo paccozzo contiene 5 metri di questa catenina. Io non ne posso fare a meno. La strauso e poiché ero arrivata quasi alla fine della mia catenina, ho preferito andare al sicuro e ordinare qualcosa che mi ritroverò e che posso adoperare tranquillamente perché appunto la uso tantissimo. Quindi sono soddisfatta di questa catenina. Tra l'altro vedo che rispetto a quella che ho usato le altre volte, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra un po' più sottile come maglia ed anche fatta bene. Solitamente le altre volte che ho ordinato, non sulla piattaforma BB Craft, ma in altre, mi è arrivata con qualche difettuccio nella parte della chiusura, magari delle zone non levigate bene, che ero costretta a scartare in qualche modo, perché adoperandole nella bigiotteria magari possono dare fastidio, vuoi che siano utilizzati per farci dei bracciali o delle collane, comunque sia, le parti che non sono levigate bene potrebbero
dare dei problemucci, quindi ho scartato diverse maglie, devo dire, queste mi sembrano abbastanza regolari, molto più sottili, li confronterò con altre, ma credo che questa maglia sia più sottile, vi darò riscontro quando la utilizzerò. Allora, passiamo a quest'altra cosa qui, che neanche mi ricordo di cosa si tratta. Ah sì, adesso mi ricordo. Ho fatto bingo perché ho visto nel sito che c'era un'offerta strepitosa riguardo a questi chiodini con l'asola. Confezione da 500 pezzi in acciaio inox ed erano veramente ad un prezzo super conveniente. La qualità mi sembra ottima, non dovrebbero essere i soliti chiodini che si spellano quando li andiamo a piegare, perché può succedere che nonostante siano in acciaio la placcatura venga via in qualche modo. Questi mi sembrano validissimi e ne testerò l'uso insieme a voi. Quindi confezione da 500 pezzi e andiamo a vedere questi chiodini come si presentano. Sono 2 cm di lunghezza, trovo che sia perfetta anche per adoperarli eventualmente con la pietra da 14 mm, quindi li userò sicuramente e vi parlerò della loro qualità dopo averli utilizzati sicuramente. Quindi metto via anche questo elemento, vi mostro questi charm adorabili. Sono dei cuoricini abbastanza pesanti, questa confezione contiene 10 pezzi di questi cuori in acciaio inox con all'interno un piccolo cavo a forma di cuore che è proprio incastonato all'interno. Sono abbastanza bombati come cuoricini. Vabbè, vi mostro il codice, adesso ne tiro fuori qualcuno così lo potete vedere da vicino. Lo vedo da vicino anch'io chiaramente perché non l'ho ancora visto. Allora, sono molto pesanti. Wow, sono bellissimi, veramente belli, fatti bene. L'acciaio è quello allo ionio sottovuoto, una roba del genere. Ed è lo stesso acciaio di questo mio bracciale. Questo mio bracciale l'ho impreziosito con questo charm. Ha la stessa qualità di acciaio di questo bracciale. Questi charm li vorrei proprio utilizzare per impreziosire il mio bracciale. Per questo bracciale ho utilizzato vari elementi, tutti in acciaio, ma qualcuno è scolorito. Questo non è scolorito perché è della stessa qualità di questo acciaio qui, mentre il moschettone ha subito qualche variazione, lo dovrò sostituire sicuramente. Questo dipende proprio dalla placcatura e ritengo che questo tipo d'acciaio, quando vedete la scritta vacuum, ion, una roba del genere, non mi ricordo adesso, considerate che è una lavorazione con una placcatura a lunga durata. Ve lo garantisco perché appunto il bracciale, nonostante l'uso perenne, perché non lo tolgo mai, è sempre intatto. Quindi questo acciaio sarà super validissimo e ve lo straconsiglio. Quindi vi rimostro il codice. Sempre a tema kit per collana, charm e cose varie e acciaio, ho preso questa piccola box che contiene dei mini moschettoni e dei cerchietti, degli anellini. Questo è il codice della box, ma mi munisco un attimino di forbicine che non ho qui portata di mano e ve la mostro nel contenuto spacchettando appunto dal cellophane. Allora, qui c'è il pacchettino. Io adesso non ricordo di preciso quanti pezzi contenesse il kit. Ho provato a collegarmi sul sito tramite i link che ho inviato all'azienda nell'email per poter scoprire
il contenuto della box e i dettagli, ma non sono riuscita ad aprirlo, quindi non posso darvi delle indicazioni, ma possiamo vederli insieme. Se non ricordo male, dovevano essere circa 60 pezzi. Starli a contare è veramente un'impresa. E questi moschettoni sono piccini, piccini. Sono quelli piccoli, piccoli. Saranno 9 mm di lunghezza, o 7, non ricordo, no, 9, considerato anche la parte, la soletta, ecco. Quindi sono piccolini. Aiuto. Ok, visto sono davvero piccini piccini e mi saranno sicuramente utili per fare dei bracciolini sottili, magari utilizzando delle catenine in acciaio molto delicate. E questi sono gli anellini abbinati a questo pacchetto, stessa quantità chiaramente di anellini. E il diametro interno di questi anellini, lo ricordo bene, era 4 mm, mentre sono davvero molto molto sottili. Vediamo se riesco a prelevarne qualcuno. Ecco qui. Sono molto lucidi. Evito di fare primo piani delle mie unghie che sono disastrate in questo momento. Quindi questa box mi sarà davvero utile. Vi faccio vedere il codice e passo al penultimo prodotto. Allora, ho preso queste mini goccine che sono adorabili, anche i colori, questi colori pieni che ricordano la Giada. Codice di questo filo di goccine micro è questo qui, vi mostro. Aiuto, le gocce. Ok. Carinissime, sembrano quasi dei chicchi di riso. Sono proprio piccine piccine. In qualcuna proprio manco la forma goccia, cioè, perché sono credo veramente incredibili da lavorare per dargli la forma a goccia. Sono qualcuna più piccolina, qualcuna più grande, però capisco che per lavorare una grandezza simile ci voglia davvero molta precisione e queste sono modeste. Guardate i colori, tutti molto vivaci. Sicuramente per l'estate, la primavera saranno più che utili. E sarà un materiale con cui sperimenterò qualcosa perché non l'ho mai utilizzato. Questo colore è veramente graziosissimo. Molto molto bello. In camera è alterato perché è più acceso, mentre nella realtà è un colore spento. Un colore che dà quasi sul grigio piuttosto che sul turchese, come vedete voi. Quindi i colori sono graziosi, veramente graziosi. Dulcis in fondo, per questa collaborazione, come avrete notato nella schermata d'inizio, ho preso un kit anomalo. Un kit anomalo perché mi andava di realizzare qualcosa di alternativo pensando a degli accessori per i capelli. Poiché io ho anche delle nipotine piccole, Stella e Nina, che sono le mie amorine, ho pensato a loro, quindi di realizzare questa cosa e poi fare dono appunto di questi accessori per capelli alle mie nipotine. Provo a sconfezionare. Ecco, aiuto. Pare di esserci riuscita, ma mi sono fatta malissimo. Allora, questo kit contiene dei tabo in resina, super colorati, super deliziosi, che adesso vi mostro, e contiene anche
dei fermaglietti. Quindi sicuramente per il secondo progetto utilizzerò questo kit, assemblerò questi fermaglini mostrandovi il risultato finale. Questo è il codice del prodotto. Questa busta contiene veramente un bel po' di materiale perché in tutto sono 60 pezzi. E ricordo bene la descrizione, questi soggetti in resina, questi cabochon, sono 15 modelli e per ogni modellino ci sono due pezzi, quindi è molto molto variegato come set. Voglio mostrarvi qui sul fondo nero, tra l'altro così spiccano bene questi soggettini. Carino questo cupcake, l'unicorno, fiorellini. Lecca lecca, vedete, per ogni soggetto ci sono due pezzi. Due pezzi per ogni soggetto. C'è il gelato, questo l'avevo già preso. L'altro unicorno, l'altro cupcake. Ah, il peperone, wow! Carinissimo. L'altro stile di arcobaleno, un'altra margherita. Bellissimi, veramente belli. Le mie nipotine faranno esalti di gioia. Sono ancora piccoline. Qui, questo qui, questo qui. E per ultimo, questi gelati, questi milkshake forse, non lo so, non saprei identificarli. Quindi questi sono tutti i cabo contenuti nel kit, con soggetti veramente coloratissimi e carini per adornare i capelli delle bimbe. E invece, per quanto riguarda i fermaglini, abbiamo sia questi in metallo rivestiti di nastrino azzurro a mollettina, così ad alligatore, se non mi sbaglio si chiamano. Sono queste pinzettine qui. Sia questo modello, rosa in plastica, che questi saranno adattissimi per le bimbe neonate perché hanno pochi denti e non, sono appunto in plastica, non saranno aggressivi nei capelli delle bimbe. E poi abbiamo questi qua, i classici fermaglini metallici a clip di colore giallo. Sono veramente graziosi, graziosi, li metto qui. Di questi fermaglini ce ne sono 10 pezzi per ogni modello, quindi 10 pezzi con il nastrino azzurro, 10 rosa e 10 gialli, quindi per poter fare almeno 5 paia di fermaglini per ogni modellino. Sono graziosissimi, non so quante volte l'ho detto, però veramente è un conto vederli in foto, un conto vederli dal vivo perché sono adorabili. Vi consiglio, se avete delle bimbe piccine o se dovete fare dei mercatini dove avete appunto la possibilità di presentare fra le cose artigianali che fate anche questo articolo, è veramente qualcosa di carino da uno mi stavo impaperando, qualcosa di carino da prendere, ecco. Con questa schermata qui io voglio salutarvi perché questo era l'ultimo prodotto che avevo da mostrarvi e vi rimando appunto ai prossimi video con BB Craft. Un abbraccio, ciao.